Bentrovati a questa edizione del TG Giorno. Dunque, un violento incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri in località nella Valle del Corsonna, sopra le montagne Barghigiane. Ad andare a fuoco è stato un annesso agricolo completamente distrutto dalle fiamme. Ha destato preoccupazione e spavento il violento incendio che nel pomeriggio di domenica ha causato seri danni ad alcuni edifici di un'abitazione di montagna in località Gemina, nella Val di Corsonna, nel comune di Barga. Le fiamme sono partite per cause ancora in corso di accertamento da una legnaia nei pressi dell'abitazione dove abita la famiglia Bertolini, molto conosciuta e ben voluta non solo nella comunità della montagna ma anche a Barga. Ad accorgersi dell'incendio è stato il proprietario, insospettito dalla trarre dei cani. Uscendo fuori casa ha visto le fiamme altissime sopra la legnaia. Le fiamme hanno raggiunto e danneggiato anche l'attiguo ex metato, ora utilizzato come rimessa. Il principale lavoro dei vigili del fuoco, intervenuti con due squadre giunte da Castelnuovo e da Lucca, è stato quello di domare ed anche tenere a bada le fiamme. Operazione non facile, visto il forte vento di tramontana che domenica ha imperversato per tutta la giornata, che di certo ha alimentato il fuoco con le sue raffiche fortissime. Sono stati gli stessi proprietari a dare l'allarme, ma in poco tempo in tanti nella montagna si sono resi conto di quanto stava accadendo, con le fiamme che erano visibili anche da Renaio, a diversi chilometri di distanza. L'intervento dei vigili del fuoco è durato, causa anche il forte vento che alimentava le fiamme, diverse ore, fino oltre la mezzanotte, ma alla fine ha permesso di evitare che le fiamme attaccassero anche l'attigua abitazione dei Bertolini. La famiglia per la nottata è stata ospitata dal comune, intervenuto sul luogo dell'incendio anche con l'assessore Onesti, presso un albergo di Barga. Intanto sono in corso le verifiche tecniche sull'abitazione. Sul luogo dell'incendio, oltre ai vigili del fuoco e agli uomini del comune, anche i carabinieri del radiomobile di Castelnuovo. Un grave episodio è avvenuto al termine della partita Scandicci-Real Forte Querceta, vinta dallo Scandicci per 2-1. Il tecnico del Real Forte è stato infatti colpito violentemente da un pugno da parte di un dirigente dello Scandicci. L'allenatore del Forte dei Marmi, Simone Venturi, è stato colpito da un membro dello staff della squadra dello Scandicci ed è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto comunicato dalla società, l'aggressione è avvenuta al termine della gara, vinta dai locali per 2-1 nel finale di partita. Un primo diverbio sarebbe scattato proprio a seguito del gol, quando il secondo portiere dello Scandicci si sarebbe alzato per andare ad esultare di fronte alla panchina del Forte. Da qua un primo screzio che ha visto coinvolti i giocatori della panchina e che l'arbitro ha sanzionato con l'espulsione di Bartolini del Real Forte, che ha reagito alla provocazione. Una tensione che però è proseguita all'uscita del campo, nella zona in comune che le squadre devono percorrere per raggiungere gli spogliatoi. Qua Venturi sarebbe stato colpito con un pugno violento da un membro dello staff dello Scandicci durante un parapiglia che ha coinvolto anche altri due giocatori del Forte. L'allenatore è stato costretto a recarsi in ospedale, dove è stato trattenuto tutta la sera per osservazione. Siamo sconcertati in quanto l'aggressore, oltre che essere presente all'interno degli spogliatoi, prima dell'inizio della partita e immediatamente subito alla fine della partita, è un dirigente, della società Scandicci, e la società stessa non è intervenuta in nessun modo per evitare questo episodio. Siamo sconcertati in quanto un conto sono gli episodi di nervosismo che possono accadere in campo tra i giocatori, e noi tutti quanti dirigenti dobbiamo essere maturi per sedare queste condizioni. Un conto è un'aggressione fisica, appunto, avvenuta da un dirigente nei confronti di nostri tesserati. Tramite i propri legali, il Real Forte presenterà un esposto alla FIGC al fine di evitare nuovi spiacevoli episodi che nulla hanno a che vedere con lo spirito del gioco. Cambiamo decisamente argomento. Fine settimana ideale per gli amanti dello sci, che hanno assaltato praticamente gli impianti del nostro comprensorio. Dopo le nevicate di questi giorni, in occasione di questo weekend, c'è stato il prevedibile assalto alle piste da sci. Nella mattinata di domenica, sul versante appenninico, è caduto anche qualche centimetro di neve fresca, che di certo non ha impedito le attività sportive. Nel versante apuano, a Careggine, tutto esaurito. In località Via Nuova sono arrivati davvero in tanti per godere della neve fresca e di qualche raggio di sole. Lì è presente una pista da sci con impianto di risalita.
La neve quest'anno si era fatta attendere, ma ora finalmente è arrivata. Finalmente è arrivata la neve, gli impianti da sci sono aperti i percorsi per le ciaspolate, tantissime sono le persone oggi a Careggine, le attività lavorano. L'unica cosa, speriamo faccia ancora un pochettino di neve, la mette, noi naturalmente se arriva siamo più che contenti. Davvero in tanti hanno preso d'assalto gli impianti di Careggine, dove hanno trovato una neve bella e divertente. Com'è la neve? Bella, bella. È bellissima. Buona. È stupenda, siamo in Alta Italia oggi, no, Careggine? Lo sci è uno sport anche educativo dal punto di vista fisico. Cioè lo sci è, diciamo, educativo perché bisogna essere coordinati e avere una coordinazione. C'è anche chi, sfidando le basse temperature, è salito in moto al Passo della Foce a Careggine come componenti del gruppo Motoriders di Lucca. Com'è in moto sulla neve? È bello, lo facciamo da 15-20 anni, quando c'è il sole si sta da favola. Poi siamo una baracca di matti, zingari in moto, zingari forever! Un folle inseguimento a seguito di uno scippo e poi l'arresto è avvenuto sulla via Percamaiore. In manette sono finiti 3 sudamericani. L'inseguimento è stato effettuato da un volante della polizia. Un folle inseguimento sulla via Percamaiore dopo aver rubato la borsa ad un'anziana nel parcheggio dell'Eurospin di Massarosa. Si è conclusa a Ponte del Giglio la fuga di 3 cittadini sudamericani responsabili di uno scippo ai danni di una donna nel parcheggio del supermercato. I 3, a bordo di una Peugeot in cui si trovava anche una donna incinta, che è stata denunciata a piede libero, sono scappati in direzione Viareggio dopo essere fuggiti all'alto della volante che era intervenuta dopo l'allarme. Ed è qua che inizia l'inseguimento, prima in direzione Viareggio e dopo, con un repentino cambio di direzione degli inseguiti, verso Lucca, passando per il Monte Pitoro ed eseguendo una serie di sorpassi estremamente pericolosi. Giunti all'altezza di Ponte del Giglio, però, l'equipaggio di una seconda volante è riuscito a bloccare l'auto e a trarre in arresto gli occupanti. Una volta giunti in commissariato, i 3, 2 cubani ed un peruviano, sono risultati essere ricercati in numerose province italiane per i medesimi reati e responsabili di un furto commesso a Prato nella stessa mattinata e con il medesimo modus operandi. Nell'auto sono stati rinvenuti oggetti, cellulari e denaro contante che è stato sequestrato. L'auto è risultata essere noleggiata in Francia e anch'essa è stata sottoposta a sequestro. Uno dei 4 soggetti è stato trasferito in carcere in quanto ha esibito un documento falso, mentre per gli altri è attesa l'udienza di convalida prevista per lunedì. Voltiamo pagina, occupiamoci di spettacolo perché sarà Robbie Williams il protagonista del secondo grande appuntamento dell'area mura storiche del Lucca Summer Festival. Per la pop star inglese si tratta di un ritorno dopo le trionfali partecipazioni nel 2015 e del 2017 in cui fece registrare il sold out. In quelle occasioni Robbie si era esibito in Piazza Napoleone, mentre il prossimo 28 luglio salirà sul palco posizionato di fianco alle mura per proporre uno show che vedrà in scaletta tutte le grandi hits dei suoi primi 25 anni di carriera sulla scia del suo ultimo album. Ieri a Porcari si sono aperte le sfilate del Carnevale porcarese, il primo carnevale che viene eseguito in provincia di Lucca, tanta gente nonostante il tempo incerto. Si è aperta a Porcari la stagione dei carnevali 2023. Dopo i 2 anni di restrizioni dovute alla pandemia, il Carnevale porcarese è tornato infatti nella sua collocazione naturale e nella sua prima uscita ha sfidato il freddo, il vento e pure la pioggia. Sul palco in apertura Don Americo, parroco di Porcari, e il sindaco Leonardo Fornaciari, che ha premiato i piccoli carristi, autori di una fantasiosa realizzazione in cartapesta raffigurante proprio Porcari. Ha preso la parola anche Pierluigi Rumbo, presidente di Happy Porcari, la società che organizza l'evento con il supporto della Croce Verde, dei Fratres, degli Alpini, dell'Atletica Porcari e dell'Associazione Porcari Attiva. Finalmente torniamo nel nostro periodo tradizionale di carnovale, quello che a Porcari ovviamente si conclude sempre prima della Quaresima. Arriviamo da una edizione primaverile che abbiamo fatto per la tanta voglia che avevamo di ripartire dopo il Covid, però questa è veramente la vera edizione della ripartenza. In piazza Felice Orsi sono state allestite tante attrazioni per i più piccoli che possono salire anche sui carri allegorici. Dopo quello di apertura l'appuntamento verrà ripetuto anche nelle prossime 4 domeniche, il 29 gennaio e il 5, 12 e 19 febbraio.
Da segnalare anche la ricca lotteria del Carnovale. Il primo premio è una Fiat Panda Hybrid, il secondo è un viaggio a Disneyland Paris per 3 giorni per 4 persone, 2 adulti e 2 minori. Poi gli altri premi a seguire. L'estrazione è in programma in Piazza Felice Orsi il 19 febbraio. Chiudiamo con la folla che si è radunata a Val di Castello per la 42esima edizione della Benedizione degli Animali, una celebrazione che era stata rinviata a causa del maltempo e che ieri ha visto veramente tanta partecipazione. Non solo tantissimi cani e tantissimi cavalli, ma anche conigli, barbagianni, una pecora ed un gallo sono stati portati di fronte alla Badia di Val di Castello per la 42esima edizione della Benedizione degli Animali, in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali domestici. Una celebrazione che avrebbe dovuto svolgersi domenica scorsa, ma che era stata rimandata a causa del maltempo. E così, mentre sul sagrato della chiesa e nell'oliveto si radunavano cani di ogni razza, la lunga carovana di Amazzoni e Cavalieri ha percorso le strade di Pietrasanta, partendo da Piazza Matteotti e giungendo a Val di Castello, guidati da 2 splendidi calessi che hanno preceduto gli allievi delle scuole di equitazione versiliesi e i cavalli di numerosi privati, compresi alcuni pony. Lui come si chiama? Lui è Ciocco e lei invece è Vaniglia, che è la sua moglie, e lei è Alicia. Io sono Scott. Io ho 8 anni, quindi con una benedizione spero di andare oltre gli 8 anni, raggiungere magari il doppio. E lei si chiama? Margherita. E che cos'è? Pecora massese, pura. È la prima volta che la fai benedire? Questa sì, questa è la prima volta, è nata l'anno scorso di gennaio. Per 2 anni non è stata fatta questa manifestazione, quindi quest'anno è la prima. Il gallo come si chiama? Alfonso. E lui invece? È un gallo di razza Australorp, colorazione blu. Anche lui è la prima volta a benedire. Al termine della messa, dunque, dopo il saluto del sindaco Alberto Stefano Giovannetti, il vicario del parroco è passato in mezzo alla folla, benedicendo gli animali dei loro padroni, in questa celebrazione molto sentita che ritornava dopo i 2 anni della pandemia. Anche per questa edizione, il manifesto dell'evento è stato realizzato dal pittore Michele Cosci, figlio d'arte del celebre artista pietrasantino romano. Con questo si chiude la prima parte del TG Giorno, tra poco la pagina sportiva.